Entriamo in studio e parliamo di Mazara del Vallo. La mensa scolastica ripartirà regolarmente dalla prima settimana di novembre in attuazione del precedente appalto, ma i nostri uffici stanno già procedendo a predisporre gli atti di gara per il nuovo appalto annuale relativo all'anno 2016. Lo annuncia l'assessore comunale alla pubblica istruzione di Mazara del Vallo, Adele Spagnolo. Il servizio di refezione scolastica per il primo scorcio dell'anno scolastico appena iniziato e fino al mese di dicembre 2015 è garantito dall'impresa Bruno Pasti di Mazara, aggiudicataria dell'appalto, grazie alla qualità dell'offerta e dal ribasso d'asta del 15% sull'importo di 3 euro a pasto, per un costo complessivo di 128.000 euro all'incirca, oltre l'IVA al 4% che comprende l'intero anno 2015. Da gennaio subentrerà l'impresa aggiudicataria dell'appalto in fase di predisposizione e pubblicazione. Ritorniamo a parlare di cronaca, operazione antidroga a Mazara del Vallo, sequestrati 2 kg di droga, scattano 2 arresti, profitto stimato della vendita dello stupefacente 20.000 euro. 2 kg di droga sequestrati e 2 persone finite in manette. È il bilancio del blitz fatto scattare dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo. Antonino Quinci, 23 anni, e Antonio Zicchitella, di 40, hanno entrambi svariati precedenti di polizia per reati di natura analoga. Da giorni i poliziotti tenevano d'occhio l'abitazione di Quinci in Viale Grecia, dove questi stava scontando in regime di detenzione domiciliare una condanna definitiva per furto con strappo. L'appartamento era al centro di un continuo via vai, soprattutto di giovani, che hanno fatto scattare il campanello d'allarme per gli agenti che osservavano i loro movimenti sospetti. Sabato è stato deciso di fare irruzione nell'abitazione dove in quel momento era presente anche Zicchitella, il quale è stato sorpreso mentre teneva in mano un sacco in plastica che, poi si è appurato, conteneva una notevole quantità di marijuana. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 2 kg della stessa sostanza, 12 vasi con piante di cannabis indica e tutto l'occorrente per la concimazione, la ventilazione, l'irradiazione di calore alle stesse piante, oltre al materiale utile al confezionamento e allo spaccio. Secondo una stima approssimativa, la droga sequestrata avrebbe potuto rendere con lo spaccio al dettaglio almeno 20.000 euro di profitto. Quinci è stato inoltre trovato in possesso di una grossa somma di denaro in biglietti di piccolo taglio, anch'essa sequestrata. Per i due è così scattato l'arresto in flagranza per detenzione di marijuana, mentre a Quinci è stato anche contestato il reato di coltivazione e produzione dello stupefacente. Entrambi sono finiti ai domiciliari in attesa della convalida. Gli sportelli del centro unificato prenotazione del distretto sanitario della Cittadella della Salute ad Erice resteranno chiusi nei pomeriggi di lunedì e mercoledì fino a nuova disposizione. L'apertura pomeridiana sarà prevista solo nei giorni di martedì e giovedì. Gli sportelli del centro unico prenotazione invece dell'ospedale Sant'Antonio Abate invece manterranno l'apertura pomeridiana dal lunedì al giovedì. È stato convocato il Consiglio Comunale di Favignana per domani, martedì 15 settembre, alle ore 16, in programma l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario del 2014. La pagina della politica, vertice del Partito Democratico di Alcamo per ritrovare l'unità perduta. Si cerca anzitutto l'intesa per la nomina del nuovo segretario e spunta il nome dell'ex sindaco Massimo Ferrara. Un vertice lontano da occhi indiscreti. La scelta è caduta in un lido di Castellammare del Golfo, dove il PD alcamese ha affrontato temi interni come il rilancio dei democratici in città e stringere i tempi per iniziare a programmare la prossima campagna elettorale. C'erano le varie anime, renziani a recuperarlo, insomma, tutto il nuovo, tra virgolette, del PD, rappresentato dall'ex assessore Ignazio Filippi, leader alcamese e ideologo dei renziani. C'erano Gianluca Abbinanti, Aria Cuperlo, l'immarcescibile Gaspare Noto, l'ex consigliere Mimmo La Monica, ex Forza Italia, eccetera, l'ex consigliere provinciale Nicola Bambino, eccetera, il grande vecchio Massimo Ferrara, alla cui saggezza ed esperienza, derivante dagli anni, i democratici locali hanno affidato il duro compito di mettere pace e di trovare un segretario all'insegna di una unità che oggi non si vede.
Si è parlato, ma non è la prima volta, di varare la campagna di tesseramento, di convocare il congresso ed anche di affidare eventualmente allo stesso ex deputato ed ex sindaco Massimo Ferrara la carica di segretario se non si trova qualche giovane capace di avviare una svolta ad Alcamo. Un PD dunque alla ricerca di se stesso, che da un paio d'anni è allo sbando per mancanza di una leadership che potrebbe causare un crollo di preferenze alle prossime comunali, dove, se non lo dicono per non bruciarsi, non mancano le aspirazioni per la candidatura a sindaco, che comunque sarà certo con le primarie. Potrebbe essere Gianluca Binanti, ma c'è chi esce allo scoperto, come l'ex consigliere Franco Orlando, che avanza la sua candidatura a sindaco nelle liste Noi con Salvini. Non mancano i messaggi ABC al Movimento 5 Stelle. Appare comunque scontato che nella prima fase i pentastellati presenteranno un grillino doc a candidato a sindaco senza alleanze con chi lancia messaggi in cerca di preferenze per rilanciarsi. Silenzio negli altri partiti, ma superato il generale agosto partono riunioni più o meno segrete. C'è da vedere se personaggi come l'ex deputato Nerino Fratello, Mimmo Turano, in quale direzione si muoveranno. In Forza Italia, aspirante candidato a sindaco sarebbe l'avvocato Ubaldo Ruvolo, genere dell'ex ministro Buono Pardino. Un fatto è sotto gli occhi degli alcamesi. Alcamo è allo sbando e in un periodo di crisi spuntano sempre i predicatori che hanno le cure, ma sono solo palliative, per risanare i conti che hanno fatto saltare quando occupavano cariche. Spuntano i difensori delle tasche degli alcamesi con dichiarazioni e prese di posizioni spesso solo demagogiche. Pertanto un fatto appare certo: il prossimo sindaco di Alcamo dovrebbe essere una persona super competente che abbia l'autorevolezza di varare progetti di rilancio per i quali occorreranno anni, considerati i cumuli di macerie provocati dagli ultimi 3 anni di amministrazione. La Libia parteciperà alla 4ª edizione di Blue Sea Land Expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, che si terrà a Mazara del Vallo dall'8 all'11 ottobre prossimi. Nonostante le divisioni interne e la difficile situazione attuale nel paese nordafricano, parteciperà una folta delegazione di imprenditori di tutta la Libia, dalla Tripolitania alla Cirenaica. Lo hanno annunciato insieme il console libico in Sicilia, Fel al-Zibli, e il presidente del distretto produttivo della pesca, Giovanni Tumbiolo, in occasione della recente visita al consolato di Libia a Palermo. Il comune di Castellammare del Golfo insorge. Non riconosciuto il nuovo criterio di ripartizione dei costi per la raccolta di rifiuti, diffida e messa in mora per l'SRR Trapani Nord. L'ente locale pagherebbe con i nuovi parametri 400.000 euro in meno il servizio. Atto di diffida e costituzione in mora del comune di Castellammare del Golfo nei confronti della SRR Trapani Nord, il nuovo ente che gestisce il servizio di raccolta e rifiuti in paese. Il sindaco Nicolò Coppola ha deciso di predisporre l'atto insieme al sindaco di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo, con il quale i sindaci dei due comuni chiedono all'SRR di dare seguito alla delibera con cui si era stabilita la nuova ripartizione dei costi dell'appalto in proporzione al personale dei rifiuti prodotti. Ho lavorato per ottenere risparmio, ma soprattutto equità, ridurre i costi del servizio di raccolta rifiuti pagando solo quello che ci spetta in proporzione ai rifiuti che produciamo e dal personale assunto, spiega il sindaco Nicolò Coppola. L'assemblea dei soci della SRR Trapani Nord a marzo ha deliberato di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta di rifiuti stipulato con Aimeri, applicando l'ipotesi di tenere in considerazione il numero del personale dei rifiuti prodotti e non solo questi ultimi come avviene finora. La delibera è definitiva e pienamente esecutiva. Con tale criterio l'importo per la copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani sarebbe di gran lunga inferiore per il comune di Castellammare del Golfo, intorno ai 400.000 euro l'anno in meno. Diminuzione dei costi che si tradurrebbe in un abbattimento della relativa tassa con notevoli vantaggi per i concittadini castellammaresi. Per questo il mio comune, prosegue il sindaco Nicolò Coppola, così come quello di San Vito, che ha condiviso la nostra diffida all'SRR ai fini della correttezza dei dati di bilancio e delle tariffe della TARI con obbligo di copertura del 100%,
10% del costo del servizio, chiede la modifica del contratto d'appalto adeguandolo al nuovo criterio. Il primo cittadino castellamarese sostiene che il comune, in ogni caso, avrà diritto di ottenere il rimborso delle maggiori somme che eventualmente sarà costretto a pagare se non verrà fatta al più presto la modifica contrattuale, eventualmente anche il risarcimento del danno patito in conseguenza della ritardata o mancata esecuzione della delibera dell'Assemblea. Il sindaco Nicolo Coppola ed il sindaco di San Vito per questi motivi invitano il presidente della SRR Trapani Provincia Nord, Girolamo Spezia, a dare immediata esecuzione a quanto stabilito ed approvato dall'Assemblea dei Soci, procedendo con estrema sollecitudine alla modifica del contratto d'appalto.